Voglio fare qualche riflessione sulla paura, in modo che sia chiaro quanto lontano sia una certa critica nei confronti di chi critica. La paura è come se fosse il virus del raffreddore. Se ne sta lì quieta, quieta, e appena la temperatura si abbassa un po', esplode. Temperatura si abbassa, leggi, aumenta il rischio, aumenta la situazione di allarme, anche di poco. Arriva una situazione come questa e il raffreddore esplode, la pandemia è emozionale, la peste della paura diffonde dal punto di vista emotivo. E qual è il guaio? Qual è il dramma? Perché certo, da una parte abbassa le difese e quindi già questo basterebbe per rendere inefficace o parziale la risposta che sta dando la civiltà al problema che stiamo vivendo. Ma tralasciando questi dati evidenti e clinici, biologici, diciamo, e andando oltre quelli emotivi dell'anima, c'è un dramma ancora più grande, perché la paura pensa, la paura produce pensieri, la paura è come se fosse un'entità a sé, una subpersonalità, che ci separa da noi stessi, ci separa dal nostro vero sé, ricco di qualità e di risorse, da quelli che siamo, dal nostro daimon, dal nostro seme. E incomincia a pensare una vita parallela, incominciamo ad agire come automi, come subpersonalità, appunto, che creano un mondo. Un mondo crea il mondo della paura, il mondo della paura pensa e a sua volta quindi rinforza questo mondo. Muovendoci nel mondo della paura, con i pensieri della paura, siamo separati da noi stessi, quindi come minimo siamo insoddisfatti, tristi, delusi è la parola giusta, separati. Allora ecco che arriva il pensiero di chi ha trovato delle strategie di sopravvivenza. Se tu ti senti impotente, incapace, separato da te, per sopravvivere fai due cose. Uno, manipoli te stesso, cioè non ci devi credere che sei separato, credi di non esserlo. Se questa operazione di manipolazione di te riesce, hai un vantaggio evolutivo rispetto agli altri che sono delusi, tristi, spaventati, e quindi acquisti maggior potere. Acquisti maggior potere e in genere vai in posti di potere, posti che possono decidere della vita degli altri. E lo deciderai come? Secondo il mondo e il pensiero della paura, a sua volta peggiorato e rinforzato dalla diade perversa con il potere. Manipolazione, potere e paura. Quindi, qualsiasi decisione che nasca da persone separate da se stessi, che agiscono secondo la paura, il potere e la manipolazione, mi lascio immaginare dove porti. E infatti lo stiamo vedendo. È certo che chi lo sostiene è convinto. Certo, manipola se stesso. Ci sono diverse linee di intelligenza, no? L'intelligenza cognitiva, l'intelligenza strategico-politica, diciamo così, l'intelligenza anche scientifica può tranquillamente evolvere, crescere a dismisura nei politici, nei governanti e negli imprenditori, negli scienziati. Ma è una linea evolutiva perversa se non è collegata con le altre linee evolutive, l'intelligenza emotiva, l'intelligenza spirituale o consapevole, l'intelligenza creativa, l'intelligenza empatica, diciamo così. Quindi questo è il problema, signori. Questa è la pandemia emotiva e psichica che sta affliggendo l'umanità e voi stessi,
Siete così appestati che non ve ne rendete conto. E fate finta, ovviamente, perché fate finta su voi stessi, credete di fare la cosa giusta. Manca un pezzo, anzi manca un grande pezzo, un grande pezzo. Se recuperassimo noi stessi, la nostra anima, il nostro sé, il nostro daimon e il nostro sé parlano il linguaggio della fiducia, del flusso, della sincronicità, dell'interconnessione, dell'inclusività e non dell'esclusione, del combattimento. Quindi, connessione con sé, fiducia, interconnessione. Questa è la medicina a noi, dare il nostro contributo.